Buon sabato pomeriggio e buon inizio di serata di vero cuore a tutti e a tutte voi all'ascolto e alla visione di questa nuovissima puntata di Libri, Chiacchiere e Autori. Trasmissione che vi ricordo va in onda da lunedì 21 settembre 2020 e nel corso della primissima puntata, la prima edizione della mia trasmissione, vi ricordo, perché è doveroso farlo, ho avuto l'onore di ospitare qui nel mio associazione letterario sito Natural Garden provincia di Brescia la scrittrice e illustratrice Chiara Vincenzi, che saluto e ringrazio per l'eccellente collaborazione. E oggi è indubbiamente una puntata molto molto particolare di Libri, Chiacchiere e Autori. E sono anche molto contenta di proporvela, perché ho il piacere e l'onore di riparlarvi di una grande amica della mia trasmissione, un'autrice bravissima e talentuosa e una donna molto molto simpatica, che pubblica per la Tomolo Edigio Edizioni. Sto parlando di Antonella Rossetti. Antonella Rossetti nasce a Varese il 24 luglio del 1964. Vive nella amena cittadina di Laveno, sulle sponde del Lago Maggiore. È da sempre una grandissima appassionata di lettura, ma si definisce anche piuttosto onnivora e quindi non predilige in realtà un genere letterario in particolare. Lavora attualmente in uno studio commercialista. Oltre alla scrittura e alla lettura, ama trascorrere giornate intere a svolgere la pratica sportiva del Nordic Walking e poi, quando è possibile, andare in bicicletta. Come autrice ad ora pubblicato nel 2017 Il Castello Misterioso e Le Scarpe Pazzarelle con Giovannelli Edizioni. L'anno successivo, ovvero nel 2018, ha pubblicato Una pietra per il Duomo, facente parte dell'antologia Favole e fiabe Lombardia e Emilia Romagna con l'Istorica Edizioni, e sempre lo stesso anno, quindi nel 2018, ha pubblicato L'Ocole Giovanni con la mitica Tomolo Edigio Edizioni. E poi nel 2019 ha pubblicato Le principesse della tavola, un racconto che fa parte della splendida antologia C'era una volta e c'è una regina in rosa, pubblicata in formato digitale, quindi in ebook, da Edizioni Loggione. E sempre 2019, ma per la mitica Tomolo Edigio Edizioni, ha dato alle stampe Alfredino e la magia del bosco. E ancora e ancora ha pubblicato Amici per la luna, un meraviglioso racconto che fa parte dell'antologia Fiabe sotto la luna, pubblicata da Un prato di fiabe Edizioni. E arriviamo al 2020, quando la mitica Antonella Rossetti ha pubblicato, sempre per Tomolo Edigio Edizioni, La pallina birichina, che fa parte dell'antologia Andrà tutto bene. E poi eccola la pubblicazione, sempre per la Tomolo Edigio Edizioni, di un libro per ragazzi intitolato Il mistero delle parole scomparse. Abbiamo rivisto la clip ufficiale, per così dire, dell'autrice Antonella Rossetti, realizzata, ve lo ricordo, dal nostro regista Damiano Conchieri, che è anche colui che sta alla ripresa e che si occupa delle grafiche e del signor montaggio. Antonella è sempre disponibile, lo voglio sottolineare, a nuove collaborazioni, e stavolta per questa puntata del sabato pomeriggio di Chiacchiere Autori, quindi della puntata che fa parte del cuore pulsante del weekend, ha voluto regalarci, perché signori e signore, di regalo meraviglioso si tratta, qualcosa di unico. Perché per parlarci di un suo libro, del quale io ho già parlato nel corso di una delle tante puntate nelle quali ho avuto il piacere, perché credetemi, sia di piacere che di onore si è trattato di parlare di lei e della sua arte, ne ho per l'appunto parlato. Di quale opera si tratta? Si tratta di Alfredino e la magia del bosco, questo splendido libro per bambini e bambine, pubblicato dalla mitica Edigio. Alfredino è un bambino dai capelli rossi, con un'immaginazione molto ma molto fervida.
trascorre la mattinata a scuola e nel pomeriggio a casa, spesso da solo, perché i suoi fratelli e le sue sorelle maggiori vanno a lavorare così come i suoi genitori. E non sempre è possibile per lui trascorrere del tempo con i propri amici. E allora che cosa fa questo bambino di nome Alfredino? Un nome tra l'altro molto simpatico. Quando ha finito i compiti, esce a fare due passi nel bosco. E in particolar modo, mentre si accinge a fare questi due passi nel bosco, gli piace, ma davvero molto, osservare gli alberi, cercando di riconoscere in essi le forme. E poi, proprio durante una delle sue numerose passeggiate nel bosco, trova una capanna piuttosto piccola. E fin qui non c'è nulla di strano. Peccato che all'interno di questa piccola capanna sta succedendo qualcosa di piuttosto grave, che lo porterà a vivere qualche guaio. Ma poi, essendo questa una splendida favola, ovviamente il nostro Alfredino avrà la meglio. Se volete sapere di più di questa stupenda opera di Antonella Rossetti, non vi resta che fare un bel salto metaforico a fine puntata sul nostro canale YouTube ufficiale, o meglio, mi correggo, sul canale YouTube ufficiale del nostro artista Damiano Conchieri. Il nome di questo canale YouTube? Damiano Conchieri Graphic and Video. Qui trovate tutte, ma dico tutte, nessuna esclusa, le puntate di Libri Chiacchiere Autori, sia della prima stagione, quindi stagione 2020, che in quella in corso, la 2021, in formato integrale. E sono identiche, lo ribadisco, rispetto a come sono già andate in onda. La loro visione è assolutamente gratuita. In più vi ricordo anche che abbiamo creato a tempo una playlist per rendervi ancora più piacevole e easy, per così dire, la navigazione su questo canale YouTube. E la nostra Antonella Rossetti, indiscusso protagonista di questa puntata del sabato pomeriggio, come vi ho accennato poco fa, se siete stati attenti, ovviamente ve lo ricordate, ha dedicato qualcosa di unico ad Alfredino e a quest'opera, andando a realizzare un video in esclusiva per me e per la mia trasmissione in un luogo davvero magico e da fiaba. Vi dico solo, in mezzo alla natura, in un parco in provincia di Varese. Ma basta, vi ho detto anche troppo, e allora bando alle ciance e lancio, per così dire, la linea, seppur da remoto, proprio a lei, ad Antonella Rossetti. Entrando in questo bosco leggiamo: non puoi vivere una favola se ti manca il coraggio di entrare nel bosco. E questa è proprio la storia che vi voglio raccontare, quella che ho scritto in questo libro, Alfredino e la magia del bosco, edito da Edigio. C'era un bambino dai capelli rossi di nome Alfredino che entrò in un bosco, ma non gli mancò il coraggio. Ciò che lo affascinava maggiormente erano gli alberi. Immaginava di vedere animali, visi o corpi umani, personaggi fantastici come gnomi, folletti e fate. Ad Alfredino non mancò certo il coraggio e si ritrovò a vivere un'avventura fantastica.
Grazie Antonella per averci fatto scoprire questo posto meraviglioso. Io francamente non lo conoscevo, ma spero prima o poi di poterlo visitare, ovviamente quando si potrà farlo, perché sappiamo che la nostra amata Italia è ancora suddivisa in zone colorate e che purtroppo la Lombardia e in particolar modo la mia città Brescia nel sud d'Italia sta soffrendo davvero molto, e forse in queste ore da arancioni, o meglio da zona arancione rinforzata, siamo già passati in zona rossa. Questo non lo posso sapere perché, come sapete, la mia trasmissione viene trasmessa in differita e questa scelta l'abbiamo fatta io e il mio regista Emiliano Conchieri perché vogliamo fare un bel lavoro di montaggio di cui lui, lo dico apertamente, è un grande maestro. Un luogo meraviglioso che ha suscitato interesse in un'autrice attenta e accorta come Antonella, e che secondo me indurrà molte persone a fantasticare. In questo momento credo che sia opportuno viaggiare un po' di più con la fantasia. E il nostro regista Damiano Conchieri, per mostrarvi meglio alcuni dettagli di questo parco, in particolar modo del sentiero delle sculture, ha deciso di realizzare per i Chiacchiere Autori una veloce clip. Grazie a Damiano Conchieri per questa splendida clip e grazie ad Antonella Rossetti per aver realizzato queste fotografie. Sì, perché le fotografie di questa clip, montata dal nostro regista Damiano Conchieri, sono state realizzate dalla stessa Antonella, che, insomma, avete capito, ama molto viziarci. Ma oltre alla nostra Antonella Rossetti a realizzare in questo luogo meraviglioso un video in esclusiva per noi, c'è stata anche un'altra donna a dir poco meravigliosa. Si tratta di Sara Fastame, che è anche il vice sindaco del paese meraviglioso, a mio avviso, Cocchio Trevisago, in provincia di Varese. Vediamo che cosa ha da dirci Sara Fastame in questo meraviglioso video realizzato in esclusiva per Libri Chiacchiere e Autori. Buongiorno a tutti, sono Sara Fastame, vice sindaco del comune di Cocchio Trevisago, un comune in provincia di Varese di 4.500 abitanti, situato nella zona dei laghi, tra il Lago Maggiore e il Lago di Gavirate, e all'interno del parco del Campo dei Fiori. Mi sto dirigendo adesso in una delle frazioni che compongono il nostro comune, la frazione del Cerro, dove andremo a scoprire alcune curiosità. Andiamo!
Eccomi arrivata nel cuore del Borgo del Cerro, un borgo dove si respirano ancora i sapori della tradizione. E la curiosità che voglio da prima presentarvi è legata alle sculture che incontreremo anche nel bosco dello scultore Sergio Terni. Vedete qui alle mie spalle la raffigurazione di San Bernardo, un santo molto caro agli abitanti di questo paese, di questa frazione, uniti al Chapin, che era il diavolo che secondo la tradizione popolare si aggirava tra le case di questo borgo. Raggiungere il Borgo del Cerro è molto facile, al di là del fatto che si può raggiungere anche con la propria automobile, potrebbe essere più comodo e divertente parcheggiare nel centro del paese di Cocco Trevisago, nei pressi della stazione, e poi attraverso un sentiero decisamente comodo e alla portata di tutti salire fino a questo borgo. Come vedete le indicazioni non mancano, in questo modo sarete in grado di raggiungere a piedi la frazione del Cerro. Tra i vari cartelli, alcuni indicano il Forte di Orino, altri comuni del Parco del Campo dei Fiori, ma noi vogliamo raggiungere il sentiero delle sculture. Eccomi nel bosco, nel sentiero incantato, dove incontriamo passo dopo passo alcune sculture realizzate da Sergio Terni. Sergio Terni è uno scultore, un cittadino della nostra comunità, che nel tempo libero si dedica alla realizzazione di queste meravigliose opere. Opere che troviamo disseminate in tutto il bosco e che hanno ispirato tanti artisti. Molti pittori vengono in questo bosco a creare le loro opere, a dipingere i loro acquerelli, e una scrittrice anche è stata ispirata da queste sculture nella stesura di un bellissimo libro per bambini. Sto parlando di Antonella Rossetti. Io come amministratore comunale non posso che ringraziare lo scultore che ha regalato alla nostra comunità queste meravigliose opere e ringraziare tutti coloro che abitualmente frequentano questo parco, trascorrendo delle ore all'aria aperta, perché mai come in questo periodo è necessario trovare momenti di svago alla portata di tutti, e il nostro parco questo è quello che offre. Anche grazie ai percorsi che abbiamo creato, che permettono in una versione green di raggiungere questo luogo incantato a piedi, senza l'utilizzo dell'auto, è senz'altro un segnale che vuole andare incontro alle esigenze di tutti i cittadini, non solo agli abitanti di Cocco Trevisago. Quindi vi aspettiamo in questo parco, non è raro incontrare l'artista che albero dopo albero cerca nuove location per creare le sue nuove opere, e che dire, buona gita green a tutti e vi aspettiamo nel comune di Cocco Trevisago. Grazie dottoressa Fastame per aver realizzato questo video molto molto bello, anche con un linguaggio molto semplice, capace di arrivare dritto al cuore a tutti, e grazie per averci fatto scoprire qualcosa di unico e di averci aiutato anche lei a viaggiare ulteriormente con la fantasia. Ci ha dato delle dritte, per così dire, molto molto accattivanti. Io stessa spero di poterla conoscere prima o poi, ovviamente spero prima rispetto che poi, e magari di farmi raccontare da lei stessa di persona qualche altra curiosità sul paese di Cocco Trevisago, che vi ricordo in provincia di Varese, e soprattutto sul parco Campo dei Fiori e ancora di più sul meraviglioso sentiero delle sculture. Insomma, Antonella e il vice sindaco di Cocco Trevisago, Sara Fastame, ci hanno mostrato qualcosa di magnifico, un'autentica gioia per gli occhi. Io vi ho accennato nuovamente al testo, al libro per bambini pubblicato dalla mitica Edigio Edizioni, dove è stato in qualche maniera ambientato il libro dedicato al personaggio del piccolo Alfredino. Ma lo ricordate di certo, anche perché all'inizio di puntata vi ho mostrato una clip dedicata a questa straordinaria autrice, lei ha pubblicato anche tanti altri bei libri per bambini e ragazzi, per lo più per la mitica Tomolo e Digio Edizioni, questa realtà editoriale meravigliosa della quale io da un po' di tempo faccio parte, visto che ho pubblicato per Digio Edizioni Le Fav di Nonna Elfa numerosi testi, e dei quali io vi ho parlato, direi, in maniera piuttosto ampia e dettagliata nel corso di numerose puntate di Libri, Chiacchiere e Autori. Ma vi ricordate, se lancio questa sfida, di quale libro di Antonella Rossetti
ho parlato per primo a Libri Chiacchiere Autori mesi e mesi fa? Eccolo qua, Il mistero delle parole scomparse, pubblicato da Edigio. Tra l'altro questo libro l'ho anche recensito per Così. Questo meraviglioso quarto decinale cartaceo nazionale che esce in tutte le migliori edicole al prezzo di un euro, per il quale da diversi anni ormai curo la rubrica dedicata ai libri che ormai sapete sono la mia più grande e profonda passione. Colgo l'occasione per ringraziare per questa straordinaria opportunità la direttrice di Così, Sara Moretti. Vi riassumo brevemente la trama, o meglio la sinossi, di questo bel libro di Antonella Rossetti e lo farò leggendovi la quarta di copertina. In una giornata uggiosa, una figura sinistra si intrufolò tra gli scaffali della prestigiosa biblioteca che sorgeva lungo il corso di un grande fiume, per poi sparire, puff, nel nulla. Nessuno, ma dico nessuno, sapeva cosa fosse accaduto realmente, ma da quel preciso momento, senza che nessuno se ne accorgesse, pensate, le persone mutarono i loro comportamenti. Poi, un bel giorno di sole, arrivò un bambino dai capelli rossi e tutto, proprio tutto, fu svelato. Antonella Rossetti, Il mistero delle parole scomparse, pubblicato da Edigio. Se volete sapere di più di questo bel libro, vi invito a fare un bel salto metaforico a fine puntata sul nostro canale YouTube Damiano Conchieri Grafica in Video, perché potrete trovare una o più puntate durante le quali ho parlato di questo bel libro di Antonella Rossetti. Ma, come vi ho già detto, ripetuto a chiunque lo ripeto, Antonella Rossetti ha pubblicato svariati libri per bambini e ragazzi, dei quali io ho ampiamente parlato nel corso di varie puntate della mia trasmissione. Oggi vi ho riparlato del personaggio di Alfredino, ma in realtà ci sono altri meravigliosi personaggi che io porto nel cuore, ideati dalla nostra Antonella Rossetti. Facciamo un piccolo e assai divertente ripasso riguardo, che ne dite? Allora partiamo alla grande, ma che dico alla grande, alla grandissima, Antonella, te lo dico, te lo svelo qui in trasmissione, ecco qua, poi sono rovinata, io sono profondamente innamorata dell'occone Giovanni, che come ben sapete è un'oca un po' curvi, che ha un vizio, beh insomma un gran bel vizio, vero, di bere un sacco, ma proprio un sacco di acqua, e il fatto di bere così tanta acqua lo porta a gonfiarsi parecchio. Però poi sarà proprio questa sua abitudine ad aiutarlo a spiccare il volo. Ma ciò che lo allontana dalle altre oche e dagli altri abitanti del suo villaggio è il fatto che quando beve tutta questa acqua rumoreggia e non poco. Se volete sapere di più, anche questa volta vi tocca, cari miei e care mie, ascoltatori e ascoltatrici, all'ascolto e alla visione, fare un altro bel salto su YouTube, sul canale Damiano Conchieri Grafica in Video, perché dell'occone Giovanni ne ho parlato assai. E vi mostro, vi dico dalla regia che è disponibile, l'immagine umanizzata dell'occone Giovanni. Guardate che meraviglioso costume, Bambini all'ascolto e alla visione, vi piace il nostro occone? Ecco. Ma se poi vi ho parlato del nostro bambino dai capelli rossi, grandissimo protagonista del mistero delle parole scomparse, volete che non vi mostri la sua forma umanizzata? Beh, mi dispiace, di lui non ce l'ho, però ce l'ho della figura sinistra. Guardatela qua, che minacciosa, fa paura, Ma sì, non preoccupatevi, tanto proprio dai capelli rossi vedrà di renderla innocua. Avrò svelato qualcosa, scusatemi. Ed eccolo qui, il nostro Alfredino, la magia del bosco. Guardate chi c'è accanto a me. Eh sì, è il nostro gufo, non è meraviglioso? Beh, lui è un caro, carissimo amico del nostro Alfredino. Non per nulla, se notate, regia, vi chiedo di mandare un attimo in onda la copertina del libro Alfredino, la magia del bosco, pure lui è in copertina,
Quindi possiamo dire che il nostro amico Gufo è anche lui grandissimo protagonista di questo splendido libro di Antonella Rossetti. Ma poi l'ho lasciato così sul finale perché è troppo bello, è troppo simpatico. Eh sì, è proprio lui, il nostro Ubaldo, il nostro draghetto, che è un draghetto un po' goloso, ma è tanto simpatico, tutto bellino lui. Che però, suo furbacchietto non sa lavarsi i dentini, e non va bene Ubaldo, ma poi troverà la soluzione. Meno male. Per lui la nostra Antonella Rossetti ha realizzato svariate storie, tutte molto molto belle e divertenti. Meraviglioso, mi raccomando bambini, salutate il draghetto Ubaldo e insegnategli a lavarsi bene i dentini. Ma anche voi, mi raccomando, lavatevi sempre molto molto bene i vostri dentini. Se non sapete come fare, chiedete maggiori informazioni e consigli a mamma e papà, che sono certa saranno molto felici di aiutarvi. Insomma, avete capito che Antonella Rossetti, ma io qua lo dico, in complicità, in collaborazione con questo caro marito, hanno voluto farci divertire, soprattutto in questa seconda parte della puntata del San Pomeriggio di Libri Chiacchiere Autori, mostrandoci una versione umanizzata di alcuni personaggi così amati dai bambini e dalle bambine, personaggi nati dall'immaginazione e dalla penna di Antonella Rossetti. Vi ricordo che io ho parlato tantissimo di questi personaggi e che quindi davvero ormai sono diventati umani anche per me, anche se lo sottolineo, il mio prediletto l'è sempre lui, ovvero Locone Giovanni, che secondo me tornerà ben presto a far parlare di sé, della sua bellezza, della sua simpatia nella mia trasmissione. Vero Antonella? Vi ricordo poi che i libri pubblicati dalle Digio Tome Edizioni di Antonella Rossetti sono disponibili nei migliori store online e nelle migliori librerie indipendenti di tutta Italia. Ma, come dice sovente la nostra cara amica Viviana Sgorbini, editrice della Tome Edizioni, se non li trovate nella vostra libreria indipendente di fiducia, non preoccupatevi, perché potete tranquillamente ordinarlo o ordinare anche più di una copia di uno o più libri di Antonella Rossetti, così come di tutti gli autori e le autrici della Tomolo di Gio Edizioni. E poi potete ordinare i libri della Tomolo Edizioni anche andando sui siti delle Di Gio Edizioni e della Tomolo Edizioni. Beh, che altro aggiungere? Vorrei ringraziare dal profondo del cuore la mitica Antonella Rossetti per aver realizzato questi video in esclusiva per la mia trasmissione. E a tal proposito vorrei ringraziare di nuovo, è doveroso farlo, il vice sindaco di Cuoco Trevisago, provincia di Varese, ovvero la splendida Sara Fastame, per una clip meravigliosa a dir poco che ho realizzato per i miei chiacchiere autori. E poi vorrei ringraziare anche il marito della Rossetti, che insomma ha accettato di giocare con noi con i vari costumi dei personaggi creati dalla fervida fantasia della moglie Antonella Rossetti. Ringrazio anche tutto lo staff della Tomo di Gio Edizioni, in particolar modo la mitica Viviana Sgorbini per l'eccellente collaborazione. Viviana, tra l'altro, vi aspetta domani pomeriggio alle 18:30 con la sua nuova rubrica letteraria. Ci consiglierà altri libri da leggere o da rileggere se avete già letti, targati per così dire Tomolo e Di Gio Edizioni. Ringrazio anche Damiano Conchieri al montaggio, alle grafiche, alle riprese e alla regia. Ringrazio voi che ci avete seguito anche oggi. Vi aspetto sui random al pomeriggio alle 18:30 per la puntata domenicale di Libri, Chiacchiere, Autori. Ciao e buona serata! Sono Antonella Rossetti e sono molto felice di fare la vostra conoscenza. Ma vi porto anche i saluti dei miei personaggi, da quel pigrone del Locone Giovanni, da quel sognatore di Alfredino, da quel cattivone della figura sinistra. Ah, dimenticavo, c'è anche il draghetto Ubaldo. Lui è molto goloso, ma non sapeva lavarsi i denti.
Ciao a tutti, da tutti noi.